Buongiorno amici e amiche, questa mattina incontriamo il professore Fusaro, personaggio straordinario, filosofo, anche filantropo per certi aspetti, professore. Ma filantropo direi di sì, se questa categoria non venisse utilizzata oggi impropriamente, cosicché diventano filantropi anche Soros e quelli che andrebbero chiamati altrimenti, quindi preferisco filosofo, ecco, che è più neutro e meno ambiguo forse. Perfetto. Diego Fusaro da un po' di tempo a questa parte, non tanto poco, sta occupando un pochino tutte le reti nazionali ma anche televisioni private. Chi è Diego Fusaro? Dunque, freudianamente chiedere al soggetto di autopresentarsi è il gesto più ambiguo e difficile che ci sia. Tuttavia Diego Fusaro è una persona che pensa con la propria testa essenzialmente, che assume il modello socratico filosofico come paradigma esistenziale di, potremmo dire, di filosofia vissuta, cerca di filosofeggiare nella realtà. In fondo la filosofia si occupa non di cose astratte ma della realtà concreta, è il proprio tempo appreso nei pensieri, diceva qualcuno. Questo prova in sintesi a fare Diego Fusaro. Una cosa che la disturba, quasi la fa arrabbiare, il concetto destra-sinistra, perché? Perché oggi, dopo l'89 principalmente, diviene un concetto divisivo che giova solo alla classe dominante, che ha tutto l'interesse a dividere i dominati, secondo la dicotomia destra e sinistra, laddove invece la vera dicotomia è oggi quella tra alto e basso, sicché chi sta in basso non deve dividersi ulteriormente frazionandosi in destra e sinistra, ma deve, a mio giudizio, coordinarsi e cooperare in modo che la rabbia, gravida di buone ragioni, salga dal basso verso l'alto, senza disperdersi orizzontalmente. Un principio condivisibile, però annulla un altro principio non meno importante, la visione diversa di sistema sociale, visto da destra e visto da sinistra, non come concetto politico, ma come concetto ideologico. Sì, certamente, vi sono ovviamente nella base delle differenze, è evidente, però come dire, ci sono contraddizioni primarie e contraddizioni secondarie, si diceva una volta. Oggi la contraddizione primaria è quella che vede contrapposto, a mio giudizio, il blocco dominante global capitalistico dei signori della mondializzazione turbocapitalistica da una parte e le masse nazionali popolari precarizzate dall'altra, che hanno, ancor prima delle divisioni a cui lei faceva riferimento, hanno come obiettivo primario quello di redimersi rispetto ai drammi etici della globalizzazione. Quindi questo è il punto di partenza, a mio giudizio, per riunire e coordinare tutti coloro i quali hanno interesse primario a rivoltarsi contro il capitalismo. La sinistra, si dice, ama talmente tanto i poveri che ogni volta che ha il governo ne produce molti di più. Ma direi che questa categoria si applica egualmente bene alla destra, in considerazione degli ultimi governi che con un'alternanza senza alternativa in realtà hanno prodotto una riplebeizzazione dei ceti lavoratori e dei ceti medi. Quindi direi che il problema magari fosse solo la sinistra, sarebbe facile arginarlo e debellarlo anche. Il problema è in generale di classi più che di partiti, ecco, penso che si debba ripartire dal concetto di classe sociale. Ecco. Io mi ero appuntata una cosa molto carina, la vendetta dell'elite. Secondo lei, in questa fase di globalismo e di globalizzazione, è una forma di vendetta che l'elite sta utilizzando contro le masse? Ma più che di vendetta io parlerei di rivolta dell'elite, come già faceva Christopher Lasch negli anni 90. Oggi l'unica classe che fa la lotta di classe è la classe dominante, che si sta riprendendo tutto essenzialmente, le conquiste sociali ottenute dalle classi lavoratrici, lo stato, diciamo così, di benessere conquistato dai ceti medi. La classe dominante si sta riprendendo tutto questo mediante quelle che essa stessa con i suoi agenti delle superstrutture chiama le riforme, che sono riforme con cui ovviamente la classe dominante riforma a proprio beneficio l'ordine della produzione, della distribuzione e quant'altro.
parlando appunto di classi, la lotta di classe esiste ed oggi sta vincendo la mia classe. Quale classe sta vincendo? Sta vincendo la classe dei signori apolidi del mondialismo deterritorializzato, senza frontiere, ultraclassista, che tende a ridurre il mondo intero in un unico mercato globalizzato e diviso secondo la dicotomia tra una ristrettissima e sparutissima cerchia di competitivisti no border, i signori della mondializzazione, quella che Marx chiamava l'aristocrazia finanziaria, e in basso una massa che non è più il proletariato di Carlo Marx, ma è dal mio punto di vista più simile alla plebe di cui scriveva Hegel. C'è una... Come? Molto hegeliano. Come sì, sì, certo, è la plebe, der Pöbel, diceva Hegel. La plebe, a differenza del proletariato di Marx, non è rivoluzionaria, non è consapevole di sé, non scende in piazza se non per fare la rivoluzione, almeno per avere diritti sindacali e limitazioni dell'orario lavorativo. La plebe subisce in silenzio, è frammentata per sua essenza. Io chiamo questa classe il precariato, che è anche al centro di un mio recente studio che si chiama Storia e coscienza del precariato. È un precariato, direi, lavorativo, i contratti intermittenti, esistenziale, la flessibilizzazione delle esistenze divenute vite da freelance, ed è anche un precariato culturale nella misura in cui la classe dominata non ha una propria superstruttura culturale di riferimento, ma subisce di volta in volta i concetti, le categorie, la produzione simbolica prodotta dai dominanti a proprio vantaggio esclusivo. Ultima domanda e poi la lascio al suo caffè, buonissimo napoletano, spero. Interesse nazionale oggi è una straordinaria creatura partorita da lei, un'associazione culturale resterà tale? Speriamo di sì, speriamo che ci sia sempre l'elemento culturale. Per me dire associazione culturale, per alcuni dire associazione culturale è quasi, sì, ma è limitativo quasi. Per me è la, come dire, è la cosa migliore che possa esserci, fare qualcosa di culturale. Ecco, bisogna poi intendersi su cosa intendiamo per cultura, ma non voglio tediare l'uditorio con un argomento che richiederebbe tempi distesi. Va benissimo, la ringrazio. Un caro saluto e grazie. Concludiamo così questa bella e interessantissima intervista con il professore Fusaro, che ringraziamo e salutiamo. Voi continuate a seguirci per Sinapsi News e Napoli News Magazine. Sergio Angrisano.